Salve a tutti ragazzi, come va? Bentornati ad Arraffatutto, dai che ci siamo quasi. Questa è la giungla di cemento, la metropoli tentacolare. Questa è abbastanza tirata col tempo, almeno. Non lo so, probabilmente è la mappa che ho dovuto fare più volte. Forse siamo alla pari circa con magari... Shit. Vabbè. Con la cosa come si chiama? La tundra glaciale 2. Ok, questo limone lo tiro giù perché diciamo che non ho calcolato proprio al Pikmin come vanno le cose, ma nella maggior parte dei casi arrivo qua senza Pikmin gialli, quindi è meglio essere preparati. Allora, ora mando Alf vicino alla porta in automatico mentre io recupero i Pikmin roccia che sono qua attorno, sperando che il dittero non si avvicini. Please. Ok, non si è avvicinato. Ok, distruggiamo questo per dopo. Lui ha raggiunto, quindi li metto a distruggere. Alf resta qui perché non ha altro scopo per il momento. Sconfiggo quello. Ok, poi ce ne sono qua sotto che se li chiamate dall'altro lato si incastrano perché sono un po' sciocchi. Vabbè, succede, no? E poi ci diamo all'assalto della rana. E 16 Pikmin in testa dovrebbero bastare. Se non bastano, l'attaccano così. Ce ne sono altri che posso chiamare da là in fondo senza troppi problemi. I gialli hanno finito, quindi mentre le rocce si occupano della rana, tanto non possono morire. Please, stai fermo. Perfetto, ora muore. Ora muore questo esso. Yeah, no problem. Poi, beh, quella roccia è un problema, il fatto che abbiamo una roccia in meno, ma vabbè. Wow, due rocce in meno, ne ho lasciate due in giro. Vabbè, non importa così tanto. Sai cosa? Approfittiamo del fatto che è qui per fargli prendere con la ciliegia. Poi lo mando di qua dove c'è. Vedete che c'è dell'uva. Normalmente quello che bisognerebbe fare è distruggerla con delle rocce bomba che trovate qui. Cioè distruggere, non distruggere l'uva, distruggere questo muro che poi permette ai Pikmin di fare avanti e indietro col geyser. Ma serve solo a quei Pikmin perché è l'unica struttura simile a una miniera che c'è in tutta la mappa. Quindi di solito preferisco fargli fare il giro lungo ma cominciare presto. E lanciarli da sopra il ponte purtroppo non è efficace perché non posso lanciarli abbastanza lontano da farli partire. E posso usare solo i gialli perché c'è questo cavo in mezzo che fa da barriera. Quindi mando qua Alf. E poi qua vedo che i miei pigmi non hanno fatto niente, ma boh, me l'aspettavo. E odio le rane quando non sono ferme. E ora è andata, ok. Poi una volta che ho distrutto questo 1, 2, 3 geyser. Mi piace mandare 1, 2, 3, ok. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5. E poi vado dall'altro lato dove ci sono degli altri gialli da recuperare un limone. E mando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ok. Questo è per unire l'utile al dilettevole e riunire tutti i roccia qui. In un breve periodo di tempo. Ok, quindi ora salgo con Brittany qua, automatico. Qua prendo il comando di Alf. Lì c'è un come si chiama? Un irido coco che può tornare utile. Ma boh, spesso diciamo che lascio perdere. E ora con Alf mi dirigo da questo lato perché affrontiamo questo barbo statico. Sì, è meglio farlo il prima possibile. Ok. Poi con queste due rocce, ideale averne tre perché ci metto meno a fare quello, ma vabbè. Uno lì, tac, ok. Poi mi metto a distruggere. Ah, vedete lì che un lanciaquarzo si è sconfitto da solo, a volte succede. Quando cercano di colpire dei Pikmin molto veloci. Ok. Oh, in diretta. Meta raggiunta. Ok, abbiamo distrutto quello, aspettiamo il tempo. Ok, ora che siamo qui, prendo anche sto sasso, perché no? Sto che è rimasto lì. Se ci dà le spalle, perfetto. Ok.
Aspetta, si vede il sedere del barbo statico? Ma scherziamo? Ok, battuto. Ora, ragioniamo bene perché qua mi sbaglio sempre. Allora, c'è la mela, ma le cose più lontane sono queste tre, credo. No, la fragola è la più lontana, probabilmente. Però la fragola non devo scendere fin lì, quindi direi di... Allora, stessa cosa degli altri, li faccio tornare subito. Allora, 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3 per quel cadavere. 1, 2, 3. I grigi, cioè le rocce stanno arrivando ma sono ancora in viaggio, ok? Poi, quanti me ne restano? Qualcuno me ne resta? 9 in totale, quindi posso fare 1. 1, 2, 3. La ciliegia già l'ho portata e poi il cadavere del... del dittero, così da questo lato non deve... Cioè, facciamo... Ah sì, perfetto, il dittero lo portiamo, così dopo è risolto tutto questo, diciamo, questo lato, a parte l'uva che va in automatico. Ok, e ora anche Alf torna alla base, perché ora come ora non serve, cioè... No, dobbiamo riunirci tutti, quindi... e Alf recupererà i gialli a suo tempo, vediamo, qua possiamo fare già un 1, 2, 3 mentre gli altri arrivano. E 1, 2, 3 anche qua. Bene, così scendono. Tac, prendiamo anche l'altro lanciaquarzo. Se riesco, 1, 2, 3, perfetto, bel lancio. E ora che sono tutti qua, giusto? Ok, 22, perfetto. Mi serve uno giusto, una ventina. Per... ok, limone. Bene, per questo, per fare il ponte, e speriamo riuscire a portare tutto quanto. Ok. Bene, abbiamo quella ciliegia laggiù, che non prendi perché sei uno stolto. Vai, sasso marcio, vai! Ok, ora se riesco a fermare i Pikmin prima che tornino, così andiamo l'utile al dilettevole. Ne abbiamo abbastanza per tutto, ne ho 20. Qua ne servono 10, ne servono troppi, quindi non ne ho abbastanza. Alf, sbrigati, servi anche tu. Ok, Alf lo mando qua in automatico, così arriva, mentre io vado attivamente con Brittany. Allora, dobbiamo sbrigarci. Una decina lì so- fuck i sassi, man. Fuck i fucking sassi. Ok. Ok, è arrivato. Qua dobbiamo darci una mossa subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 1, 2, 3. Fischia. 1, 1, 1. 1, 2. Ok. Ok. No, aspetta un momento. Ah, ok, c'è ancora una cosina da portare. Mi sembrava che stavamo fatto troppo in fretta. Con un minuto rimasto? È impossibile che sono diventato... Cioè... Adesso vediamo. Ok, sì, c'era ancora un cadavere lì nascosto che non avevo visto. Ok, aiutate. Qualcosa comunque non quadra. Non dovrei aver già finito. L'uva com'è? Agli ultimi 5 acini? 1, 2, 3 ne vedo, ok. Bene, se arriva l'uva ho finito. Ho sbagliato qualcosa con l'uva? Boh, aspetta un attimo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa con l'uva qua, perché... Ma no, stanno già tornando in automatico, no? Sì, l'uva è qui? What the fuck? Ok, sì, ci abbiamo messo comunque
Non so cosa dire. Questa missione mi ha dato così tanti problemi che il fatto che l'ho risolta in un tentativo, cioè dopo la pratica, chiaro, ma se vi chiedete perché non metto i tentativi quando metto gli highlight alla fine della missione, è perché non sarebbero corretti, perché ci sono tutti i tentativi della pratica e poi i tentativi della registrazione, quindi non ha senso, perché sarebbero numeri inventati o molto stimati. Quindi, sì, ho 300 punti in più, non lo so. Bene, meglio, meglio, meglio. La giungla di cemento mi spaventava tantissimo, quindi meglio così. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e la prossima volta affronteremo una missione davvero interessante, perché introduce tre cose nuove in un colpo solo, in sostanza. What the fuck? La devo smettere, la devo fucking smettere. Perché riprova equivale a... non lo so, forse leggo chiudi come esci. E poi boh. Ok. Basta fumare. Scegli scenario. Sì, ho sto mal di gola che deve decidersi, no? Se ho un mal di gola passeggero perché ho la gola secca o se ho un mal di gola malattia. Non arrivarmi un giorno sì, un giorno no. Deciditi. Sì, la prossima volta affronteremo la grotta origine, che a parte il design figo con i fossili, le ossa e tutto quanto insieme, vedrete o vedete che ha un aspetto interessante. Vabbè, vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima. Bye bye.